100 milioni, contratto Rai magari ti va fatta bene, ti fanno un contratto da 1 miliardo, però ti dicono noi non vogliamo donne fidanzate, lo devi mollare, cosa fai? Tutte le donne dal fondo stanno dicendo lo molli, tutte quelle che dicevano era amore vero qualche anno fa adesso stanno dicendo lo molli, cosa rispondi? Che ci penso. Poi? Casomai lo mollo. Ecco, casomai lo mollo, vedete che poi alla fine si è arrivata. L'applauso per Claudia Gentile tra il dolore del suo fidanzato, mi dispiace. Brava Claudia, la passerella tutta per... Ce la facciamo? Come se no, aspetta, cosa mi hai detto nell'orecchio? Che sia facile, se no dammi una mano, mica stiamo a scuola. Sono tutte facili. È facilissima. Quanto tempo dedichi alla bellezza del tuo corpo e dei tuoi capelli? Per stare in tema sempre di Miss Venna. Allora, del mio corpo niente. Saranno 5 anni che non faccio palestra, perché sono molto pigra. Dei capelli ci tengo di più. Hai capito? Questa è 5 anni così bella, tranquilla, neanche un problema. Eh? Pensa che Baldini è 5 anni che fa palestra, guarda cosa è diventato, continua a non farla, non so cos'altro dirti. Fidanzata, il giovane col quale è fidanzato, per i genitori che sono già lì molto attenti, signori domeniconi ben schierati, secondo te è l'uomo della tua vita? Ma per adesso ci sto benissimo, poi... Poi passa? No, poi... No, dico, cioè, poi... poi può darsi che cambierò io, può darsi che cambierà lui, per adesso ci sto benissimo, spero che rimanga così. Vedendoti un sospetto. È più facile che tu molli lui che non lui molli te. Così, è una sensazione. Eh? Non è vero. A me piace più tutti lui, che ti devo dire? Ognuno ha i propri gusti. L'applauso è per Sabrina Domeniconi. Adesso subito. Sì, sì. Va bene, abbiamo ricostruito una coppia, è sempre stato il mio sogno. Adesso vai via, se trovi una poi scambiamo i numeri dove c'è una cosa, perché tanto sto qui, fa sempre del movimento. Bravo, bravo, complimenti. Questo è riuscito ad andare con la tua migliore amica e sta ancora con te. Una sciocchezza. E chi non esce 2 mesi con la migliore amica della fidanzata? E chi non l'ha fatto? Cambiamo argomento? Ragazzi, i segreti, i misteri, gli applausi, bei misteri, oh, si è scoperto. La... Porteresti sull'isola deserta? Un'altra persona, perché sennò non ce la farei stare. Chi porteresti? Allora, voglio dire, visto che hai 2 sorelle a cui sono sicuro tu sarai molto legata, facciamo un caso, tu però hai un fidanzato a cui vuoi molto bene. Sì. Isola deserta, porti il fidanzato o una sorella? Il fidanzato. Mi lasci a me la sorella? Volentieri. Perfetto, l'applauso per Sabrina Domeniconi, vedete che ci stiamo organizzando. Le domande a voi. Sei esordiente, quindi volevo sapere se prima del concorso tua sorella ti ha incoraggiato, ti ha dato consigli, ti ha detto più o meno il modo di sfilare, tutte queste cose. Aspetta un momento, se no che sei esordiente però si parla del microfono, ancora di là, vai. Sì, mi ha consigliato e devo dire che mi ha dato dei buonissimi consigli. Questa è la prima volta, non so se i risultati sono visti, però... A vedere... Ottimi consigli, l'applauso per la nostra splendida concorrente che è Susi Domeniconi. I consigli si vedono da di dietro? Anche. Baldini, vai. Se lo spegni il telefono e poi mi chiedete che funziona, basta tenerlo acceso, non ci vuole molto. Vai. Se tu fossi un uomo, come dovrebbe essere la tua donna ideale? Bella domanda. Preparata in anni e anni, complimenti. Dai pure. Se fossi un uomo, sicuramente sarei molto pignolo e lavorerei veramente, sicuramente curatissima. E sì, pignolo, quindi sarebbe molto bello, insomma. Ci guarderei molto, insomma, l'aspetto fisico. Curiosità, Caratterialmente deve essere molto dolce. Dolce, grazie alla dolcezza, giusto. Ma curiosità, se tu fossi un uomo, inviteresti a cena una ragazza come te? Sì. E se tu fossi una donna, ci staresti? Se fossi una donna. In quel caso, sto provando a fare un giro difficile per cercare di capire. Ovvio, penso di sì. Perché ne varrebbe la pena stare con te se fossi uomo, quindi come donna tu andresti con un uomo come te? Sì.
Perfetto. Allora, stiamo cercando di arrivarci e non è una cosa facile. Perfetto, ma ipotesi. Tu sei un uomo, con una donna come te, ci proveresti subito la prima sera? Sì, penso di sì. Quindi tu come donna, con un uomo come te, ci staresti già la prima sera? No. E quindi, come uomo, tu ci provi e vai in bianco la prima sera con una donna come te? Guarda, complimenti al giro di parole. Giro finale. Domanda conclusiva. Tu sei una che ci sta la prima sera? Perfetto, ci siamo arrivati. L'applauso per Michela Croce. Ora delle domande della nostra giuria. Eccoci qua, prego. Occhio, non mi fate cadere la bottiglia della Rocchetta, a voi. Alla bellezza interna corrisponde alla bellezza esterna? Alla bellezza interna corrisponde alla bellezza esterna? No. Dice, fegato, intestino, no. No. No, tu come, perché allora dentro cos'hai? Problemi proprio tragici, non, coliti, bulimia, che hai? Di tutto, milza, una cosa, una tragedia, perché se fuori sei così non corrisponde. Io ti dico invece dentro sono una meraviglia. Mi innamorerò di un gastroenterologo. Ascolta, vai avanti. E come corrisponde? Allora, praticamente anche se uno poi non è bello esteriormente, può essere molto bello dentro. Quindi. E tu sei buona anche dentro? No. Poi io, se vedi, vedi che io prenderei anche solo il fuori. Ma che se frega del dentro? Emanuela Baldi! Devi festeggiare in un grande albergo. L'albergo giustamente ha le camere. Con chi vai in camera a festeggiare, a stappare una bottiglia di champagne e fragole con panna? Con i miei ragazzi. Proprio la volta che vinci? Certo, soprattutto! È una grande festa, devi fare una follia, dai, devi variare. Ci vai tutte le altre sere con la ragazza, la sera che festeggi ci facciamo una mattata. Con chi la fai? Devo proprio scegliere? Sì. Qualcuno di impossibile? Sì. Brad Pitt. Brad Pitt, perfetto. È più facile che tu vada col tuo ragazzo. L'applauso per Cristina Paolisi. Giuria ti attende fremente. Sei fashion girl? Non eri Miss Bella? No. Sei diventata fashion girl. Tanto che ci cambia. Non mi cadere addosso perché sembra che abbiamo una relazione. Hai il freddo. Se non è che ha detto mi piaci moltissimo e tante sere che impazzisco per te, mi ha detto ho freddo, eh? Devo scaldare? Ma c'è tuo padre lì, non vorrei che pensasse... È solo il freddo che fa questo effetto, non c'è mai stato nulla tra me e sua figlia. E voglio che sia chiaro la scelta sua, perché se era per me io ci andavo subito. Vabbè, la giuria. Ciao Valentina, buonasera. Ripartiamo da qui con le domande. Ti chiedo se tu avrai successo nel concorso, immancabilmente dovrai fare dei provini per il cinema, lo spettacolo in generale, no? E ti chiederanno immancabilmente di le solite cose che si chiedono ai provini, cioè espressione o esclamazione di gioia, felicità, tristezza, panico, spavento. Queste cose qui. Ecco, vorrei che tu ti cimentassi in qualcuna di queste espressioni o esclamazioni. Perfetto. Un'unica cosa, già si è fatto un'espressione di brivido perché sta ghiacciando. Fate domande brevi perché sennò le ragazze collassano. Allora, vuoi la mia giacca? Allora, aspetta un po', così la finisci perché sennò sembra sempre che tu stia presentando ghiacciata. Ti lascio lì, mi fai l'espressione di brivido con la mia giacca. Ecco, mettila, così la finisci di dire che hai freddo. Va bene? Oh, la ragazza in ammissione Mary, così anch'io mi sento un po' protagonista di Miss Italia. Eh? Ma cosa vuole di più? Io sua figlia, invece di spogliarla, l'ho vestita, sarà ben tranquillo come padre. Eh? No, lascia stare i preservativi, metti via, non toccare via. Allora, buono. Adesso... Entriamo nel vivo. Espressione. Mi fai un'espressione di gioia. Tu fai conto che io sia Frizzi, con più capelli, più alto. Guardi così come se fossi Frizzi, come se avessi una marea di soldi. E io dico, Miss Italia 2001 e Valentina Maluccelli, tu mi fai l'entusiasmo totale. Non ti strappare i vestiti perché la giacca è mia ed è l'unica che possiedo. D'accordo? Perfetto. Allora, Miss Italia 2001, eh?
faccio ridendo come Frizzi che saltella sempre, Valentina Manucelli. Perfetto, avevi già travolto Mirigliani nel frattempo. Ok, adesso un'espressione di dolore, di dolore. Stai buono. Io ti dico, Miss Italia 2001 non è Valentina Manucelli, l'esatto opposto, mi fai il dolore. Miss Italia 2001 non è lei, è quella lì. Ricordo un po' Renato Pozzetto in Sono fotogenico, che teneva sempre la stessa faccia. Facciamo così, adesso non me la ridai, però ti mando in camerino, sei contenta? Se vuoi darmi anche il body, io lo prendo. Niente, pazienza. Valentina Manucelli, il vostro applauso. Allora, la macchina per te non ha importanza. Una curiosità, perché in genere combinano di più quelli con la Ferrari che con la Panda? Ma evidentemente le donne che conquistano sono un po' superficiali. Sì, però, sì, voglio dire, no, è giustissimo, attenzione, è vero, donne superficiali. Secondo te, conoscendo tante ragazze ovviamente, c'è una maggioranza di donne superficiali o di donne profonde? Forse di donne superficiali. E vedi che se vuole la Ferrari? L'avevo detto io, se no, un'auto, fantastica, di Ghetti. Anche perché ho visto la nuova TT, ci sono salite, hai visto la sfilata di auto, è un gioiello, eh? Non l'ho vista. E lei guarda solo chi c'è dentro, basta che si comporti bene. Esatto. Se hai un'amica superficiale me la presenti, poi togliamo la macchina da Ghetti, Carlotta Trombetti! Nella disperazione generale, io lo so che la gente lo pensa, che ogni anno la televisione va un pochino peggio, purtroppo è così. Quindi uno così, non lo so, io sono stupito del livello di questa serata che potrebbe reggere Rai 1, Rai 2, Rai 3, perché c'è molto peggio in televisione. Io ti ringrazio moltissimo. Questo bisogna dirlo a onore del vero. Dio te ne renda merito, puoi mai che ad innalzare il livello sia il fascino di Barbara Clara.